Pieraldo Ignazio, ciao Pieraldo. Ciao, ciao Michele, ciao a tutti i presenti, gli amici che sono tanto distanti come chilometri, però sono anche molto vicini al mio cuore. Sì, ho voluto introdurre con queste parole, tra l'altro scritte da un tuo amico che è attore, da quello che ho capito, che ho potuto reperire, questa recitazione, che appartiene poi ad un testo, è un estratto di un testo che tempo fa ci avevi lasciato, no? Di un testo Sì, che mi sto cercando. sembrava di conoscerlo il testo. Mi Sì, risultava, sì. Sì, è stato probabilmente qualcosa di amore perché Piero Montesi abbia voluto scrivere, leggere, quindi recitare un brano o un testo estratto dal tuo libro. Ma nel libro, intanto come va a Buenos Aires? Come si sta laggiù in questo momento? beh, si sta, come dicono qua, nella la corda floja, diciamo, sulla corda dell'equilibrista. Siamo appena usciti da là lo chiamano lockdown, no? Da una Sì, stesura, qua lo qua chiamano uguale. no, qua lo chiamano isolamento, beh, diciamo, quarantena di 8 mesi. Durante la quale il governo è riuscito veramente, per me miracolosamente, a non far intasare le terapie intensive, che era quella la cosa più importante. Dopodiché, Che è quello a cui ovviamente. cerchiamo di mettere fine noi, l'intasamento, perché siamo arrivati al limite anche in Italia, sai? Ormai siamo vicini, nuovo vicini. Tu puoi immaginare le strutture sanitarie che dell'Argentina in tutto il suo territorio non erano sicuramente quelle di un paese come l'Italia, e quindi veramente secondo me hanno fatto dei miracoli. Ovviamente ci sono stati un gran numero di morti, c'è stato un gran numero di infettati, però le terapie, la gente è stata curata, le persone sono state curate, ecco, quindi quella è la cosa più importante, unica in questo caso, in questi casi. E ce lo porteremo avanti ancora per un po'. Purtroppo sembra che entreremo in questa seconda fase molto violentemente, e poi sperando che la terza sia l'ultima fase. No? C'è un motto che a me piace tantissimo, che appartiene a Jorge Sabellicus, che è uno diviene due, due divengono tre, e per mezzo del terzo e il quarto compie l'unità. C'è cioè una formula alchemica, Ah. però in effetti tutte le cose hanno un tre, quale realizzazione? E di conseguenza è solo con la quarta serie che poi si è da capo dell'opera, cioè un po' scusami, non è tango. No, ma Hai perché ragione. a me è venuta in mente la storia dei muratori, che un muratore fa il lavoro di uno, due muratori fanno il lavoro di tre. Esatto. Siamo lì, un muratore fa il lavoro di uno e due fanno il lavoro di tre, proprio perché l'unione fa la forza, no? E lì io, sia con le chiacchierate che abbiamo fatto io e te, sia con altri amici che abitano in Argentina, mi sembra che comunque la comunità tanghera sia stata molto previdente ed attenta ad evitare contagi. Meravigliosi, sono stati, siamo stati, mi metto anch'io dentro nel mucchio, veramente ai primi avvisaglie, tutti gli organizzatori si sono riuniti in una riunione in Grisel e hanno deciso di chiudere, prima ancora che il governo stesse capendo cosa stava succedendo. Veramente siamo stati encomiabili. Purtroppo non posso dire altrettanto dell'Italia, il resto d'Europa non mi permette di parlare io, però in Italia noi il Picaflor l'abbiamo chiuso a fine febbraio, cioè immediatamente prima ancora del decreto l'abbiamo chiuso, come noi tantissimi altri non si sono chiusi, poi inizialmente sembrava che durasse poco e invece non è durato poco. Poi c'è stata l'estate, qui da noi è inverno adesso, da voi sta arrivando adesso l'estate. E l'estate c'è stato un po' di lasco, cioè, chiaramente il governo ha mollato un po' la presa, ha lasciato delle possibilità di far milonga e si è fatto milonga in qualche maniera, si andava anche piuttosto bene, perché sai, all'aperto, da noi si balla all'aperto, tu lo sai, e all'aperto il contagio sicuramente è meno possibile, poi il calore sembra che dia fastidio al virus. E poi è arrivato un momento molto delicato dove non si capiva bene che fare e ovviamente gli operatori come noi, anche noi siamo operatori del tango, noi di Apicaflor, si sono trovati a fare delle scelte che erano quelle di creare delle situazioni di simil pratica con il congiunto, con la mascherina, avrai letto, avrai sentito tutto quanto. Noi siamo stati fuori da tutta la storia, perché
Però molti lo hanno fatto e grazie a Dio, ringraziamo Dio, non è successo nulla di grave all'interno del circuito tanghero. Quindi o siamo benedetti o protetti. Però sapevo che a Buenos Aires, quantomeno in tutta l'Argentina, c'è stata una ferma risposta da parte del tango. Il tango, Sì, io dico, assolutamente. il tango ha superato tre grandi crisi. La prima Sì. e la seconda guerra mondiale, vabbè, la prima forse non l'ha sentita. Comunque gli italiani sono andati in Argentina in quel periodo durante la prima, quindi ha superato la prima, ha superato la spagnola che è arrivata fin laggiù, ha superato i generali e quindi può superare anche il Covid, Speriamo, guarda, noi per esempio adesso come disc jockey, musica elettronica e tango di Buenos Aires abbiamo fatto un gruppo, abbiamo formato un gruppo, perché qua c'è gente che, di noi che non lavora da 8 mesi. E come no? allora per proporci al mondo, per fare gli interventi in alcuni orari, con le milonghe, così per riuscire a superare questo momento che è veramente difficile. Parliamo un attimo, visto che hai fatto anche tu, mi sembra già una diretta. Ma Sì. come, ricordati tu come si chiama l'iniziativa, dove trovarla? Mutaba, musicalizzatore del tango di Buenos Aires. Sono in Facebook, c'è una pagina, c'è un gruppo anche, Adesso lo scriviamo. e ci stiamo turnando, intanto per fare queste cose qua, chiedendo anche un aiuto per chi lo vuole dare, e poi anche proponendo, senza voler togliere ovviamente lavoro a nessuno, proponendo per passare un po' di musica durante eventi, un'ora di musica che viene direttamente da Buenos Aires, e dopo queste cose Sì, tipo anche. una milonga in diretta, una cosa del genere. Tipo Sì, queste una cose parte, che facciamo anche no? qua in Italia, me ne sto occupando da un po' di tempo. Sì, certo. Intrattenimento online, via, chiamiamolo intrattenimento tanghero online. Un intervento anche perché ci sono tante persone che sono veramente la base della musicalità, diciamo i Felix Piccerna di oggi, che però magari fuori di qua non li conosce praticamente nessuno, e quindi è anche un apporto culturale molto importante anche per il mondo tanghero in generale, diciamo. Allora, sicuramente chiusa la trasmissione, andrò a mettere un link nel YouTube, quindi nei commenti YouTube metterò il link diretto alla pagina di Mutaba. Grazie, tutti noi ti ringraziamo moltissimo. Anzi, ricordiamoci che quando vi sono questo tipo di raccolte, chi sostiene il tango, anche con poco o niente, sostiene comunque il tango. Ma Certo. adesso parliamo un attimo del Vignazio che ho conosciuto, anzi, noi due ci siamo conosciuti a contatto, ci siamo conosciuti a contatto 12 o 13 anni fa almeno. Perché Sì. erano i tempi che veniva il Mimmo il Pugliese, che venivi tu, che veniva poca gente, i DJ erano un po' quelli che giravano, no? I musicalizzatori. Ma tu il tango l'hai approcciato prima di venire a contatto con la musica, sicuramente. Ma guarda, io col tango ho una storia molto, molto lunga che comincia addirittura prima della mia nascita, perché mio padre, che era marinaio negli anni, io credo sia stato nel 1930, perché ho fatto tante Perché tu volte conti. sei nato a Genova, vero? Sì, mio padre era Esatto. marinaio e navigando era venuto a Buenos Aires con le navi mercantili. E quindi lui suonava la chitarra e si è innamorato di questo tango, che è il tango della fine degli anni 20, anni 30, insomma. E quando io sono nato, lui mi suonava i tanghi con la chitarra. Per cui per me il tango è sempre stata una cosa, qua la chiamano una signatura pendiente, come qualche cosa che un debito da risolvere, insomma. Ecco. Quando poi negli anni 60, sai che era venuta la moda che tutti i ragazzi suonavano la chitarra, eccetera, anch'io Sì. suonavo la chitarra. E l'ho appresa a suonarla con dei tanghi. Quindi Ovviamente, ti accompagnavi con i tanghi invece che con Claudio Baglioni no, ho o... imparato a suonare dopo suonavo Beatles, però gli accordi, quelle cose, mi piaceva molto la musica country, per esempio, no? Però gli accordi li ho imparati con mio papà, mi insegnava a suonare la chitarra con i tanghi. Però ovviamente cos'era la questione? Che cos'era il tango negli anni 60, 70 in Italia? Chi lo conosceva? Nessuno. Ossia, io sapevo la Cuparsita, sapevo Addio Pampa Mia, ma sapevo i titoli. Per me il tango suonato era quello di Casadei. Non so se mi Certo, spiego. era il Perché tango di Bisca. non esisteva un CD di tango, una trasmissione di tango
forse qualcuno avrà anche avuto qualche long plane o qualche Sì, perché 78 avevamo D. superato gli anni 30 dove c'erano i tanchi italiani degli anni 30. Sì, che già erano un'altra cosa. Esatto, e poi non c'era ancora l'avvento di Piazzolla in Europa, quindi era. Certo, e dopo noi siamo stati avendo dovuto pagare pesantemente il costo della seconda guerra mondiale anche dal punto di vista culturale, quindi siamo stati assolutamente schiacciati dalla musica nordamericana. In effetti, la musica nordamericana ha influito tanto anche in Argentina, da come parlavamo oggi. Sì, certo, perché anche lì è arrivato ovviamente. No, quello che è successo in Argentina era perché il tango ha potuto avere l'epoca d'oro, che sono gli anni 40 e soprattutto se uno guarda i grafici, il 1941 è stato l'anno in cui sono stampati più dischi di tango, perché il resto del mondo era in guerra. Diciamo che l'occhio di Sauron stava guardando da un'altra parte, no? E quindi questo ha permesso anche, data la situazione argentina, che non era in guerra, era neutrale, di avere a disposizione soldi, era una società ricca e ha sviluppato una sua musica cittadina, non direi argentina, la musica cittadina, Buenos Aires è un'enorme città, che ha dato questi risultati giganteschi, che in Italia non sono arrivati perché c'era la guerra. Dopo la guerra sono arrivate le proposte nordamericane. Il tango si è andato perdendo, ha cominciato a riscoprire un poco, appunto, come dicevi tu, quando è arrivato in Europa il fenomeno Piazzolla. E quindi, ritornando al discorso Pieraldo e il tango, sei cresciuto ascoltandolo, comunque da parte di papà? Certo, Ascoltando che sì, dopo ascoltando Casadei, voglio dire, che sia chiaro. quindi dal tango del liscio, ma a un certo punto entra il tango argentino, Eh quindi. sì, perché a un certo punto cosa è successo? Che, ma ti dirò di più, che nell'84-85, per poter imparare a ballare il tango, mi sono iscritto a un corso di ballo, Certo. ovviamente liscio. E allora quando l'ho fatto vedere a mio papà, poverino, lui mi ha guardato, che era molto anziano, mi ha guardato sai, con quel sguardo, che dice, ma questo non è quella cosa che sapevo io. Certamente, perché chiaramente loro avevano imparato quel tango. Eh sì. E il tango argentino, forse le sonorità simili argentini, passami il termine che somiglia, simili argentini le trovavamo più nel 30, nel 35, nel Sì, 34. certo. L'Italia, l'Europa che suonava, avevamo anche le grandi orchestre a Parigi, di conseguenza c'era Edoardo Bianco che girava per l'Europa, quindi c'era veramente una parte di sonorità pseudo-argentina. Poi è virato verso il liscio e i nostri genitori, anzi il tuo papà nella Ma fattispecie, no, perché lui quando sentivo quelle cose dice, ma questo non è quello che conosco io. esatto, sentivo il tango del Casadei, via per dire, no? E dopo cosa è successo? Che nel 98, mi pare, 98 prima del 99, è arrivato Alejandro Aquino. Sì, Aleandro, sì, è stato Alejandro bello. Aquino. E allora mi sono iscritto perché mi era rimasta questa cosa qua di sto tango, che per me poi era un ballo fondamentalmente, un ballo con un po' di musica che serviva per accompagnarlo. E sto qui cominciato a mettere sti dischi di Sarli, Calò, che cavolo è sta roba, no? Ricordi circa che anno era o che vicino a Eh quale sì, anno? 98-99, Ok, 98-99, sì. sì. Che cos'è sta roba? Ho cominciato a interessarmi con tutte le difficoltà dell'epoca. Abbiamo costituito un'associazione. Anche perché a un certo punto ci siamo resi conto che come le ballavamo questi passi che insegnava un grande maestro da scenario, da teatro, la risposta Certo. non c'era. E allora Lucio Dalpan, che frequentava, che aveva cominciato a frequentare il contatto, Lui, sì, l'ho conosciuto anch'io, al contatto. sì, e lui ha detto, ma qui c'è un maestro che insegna in maniera diversa, una maniera più sociale, allora, che era Marcelo Alvarez, Ah, che Marcello. in quegli anni insegnava con Margherita Clurfan. E veniva Allora, al contatto. sì, che erano i docenti del contatto. E allora da lì abbiamo ricominciato questo processo, no, dal particolare all'universale, come succede poi a tutti fuori di Buenos Aires, no? Uno comincia con Piazzolla, poi arriva Pugliese, poi
si va aprendo, e quando sente da Renzo dice che porcheria è questa, no? E poi capisce che cos'è, e allora è un Perché quando processo. sei a Venezia dice sempre ma su Marcette, io dico sempre non esistono Marcette. No, non esistono marcette, chiaro. Chiaro. Ah, quindi è Marcelo è colui che, tu con Lucio eri amico, quindi è Marcelo colui che ti ha erudito i primi passi di tango. No, Alejandro Aquino, un gran ballerino, un gran, con un suo stile, che non è esattamente uno stile molto. Lui si è fermato molto nel nord-est, quindi ha lasciato Sì, molto, sì, sì. molto, molta curiosità, e da lì si sono sviluppate diverse associazioni anche nel veneziano, figlia di Achino, no? Certo, Beh, a Marcello gli mando un saluto sempre con piacere perché è stato anche mio insegnante per un certo periodo quando era a Padova e negli anni 2005-2006 veniva sempre a Padova, anzi credo che venisse settimanalmente e ogni tanto andavo a fare lezione anche da lui. Ed ora è a Roma. Roma, sì. E Esatto. E quindi quindi, parlo cosa si è di fatto questa associazione? sì. E il problema qual era? Come, che cavolo ballavamo? Perché dove la recuperavamo la musica? Era difficilissimo in quel periodo, in quegli anni lì, trovare qualche cosa. È scoppiato il 2001 in Argentina e attraverso le prime cose di internet c'erano le mailing list, se tu ti ricordi. Sono venuto a conoscere un personaggio che si chiama Miguel Ángel García, che era un argentino praticamente esule qua, che sapeva, l'avevo invitato a fare una conferenza e così chiacchierando mi dice: ma dov'è che possiamo recuperare per l'associazione dei dischi? E lui mi fa: tu sei andato in vacanza quest'anno? No, perché? E vai a comprarti le Buenos Aires. Io l'ho guardato come uno dice: sai, dov'è che si compra una pizza? Ma vai a Napoli. E dice: sì, però guarda, adesso i passaggi per l'Argentina costano pochissimo, tutti se ne stanno scappando, nessuno ci vuole andare, quindi se tu ci vai e in più li compri anche qualche disco, sono pure contenti. E Certo. allora sono andato giù con i soldi dell'associazione, ho comprato dei dischi per l'associazione e me ne sono comprato una copia anche per me. E da lì è cominciato il mio contatto con l'Argentina, da questo viaggio. In cui ho conosciuto anche Lidia Ferrari, appunto. Quindi hai cominciato il tuo contatto con l'Argentina, sei tornato a Berlino, andavi e venivi, e a un certo punto ti sei appassionato della musica, come No, accade spesso. sì, la questione è che la musica mi piaceva già da prima, no? Che ti dico la chitarra e tutto quanto. E poi, in effetti, trovare una persona che se ne stesse 2, 3, 4 ore dietro una console mentre gli altri ballano non è neanche tanto facile. Quindi, siccome a me piaceva questa cosa, io mi ci sono appassionato e ho cominciato anche a studiare, a cercare le difficoltà, fra l'altro, come tu sai bene, sono quelle cose che poi ti fanno anche, ti mettono un po' di pepe, no? Se non Certo. trovo facile, se sul tango non c'era niente. Se io volevo sapere qualcosa sulla storia del jazz, trovavo volumi, enciclopedie. Cercavo qualcosa sul tango, non trovo assolutamente niente. E quindi devo fare ricerca, 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 e più cerchi, più ti viene curiosità. E allora la ricerca non era online, era un po' diverso quella No, ricerca. non era online, no, bisogna comprarsi i libri. E allora ho cominciato a organizzare viaggi. Ecco, questa è una Organizzavo dei viaggi, 2 volte all'anno riuscivo a organizzare dei viaggi per pagarmi, mi pagavano il viaggio e il soggiorno. A me bastava quello. E mi compravo i dischi, mi accompagnavo la gente a vedere Buenos Aires, queste cose, e sono andati avanti vari anni così, viaggiando, portando persone a Buenos Aires. Intanto aumentavano la collezione mia e quella dell'associazione conoscevi la città, pavimenti anche. E conoscevo la città, e poi la decisione di prendere la musica un po' in mano per i capelli, perché in quel tempo lì anche la musica non era la disponibilità di tutti, e come No. adesso. Ed è stato il tuo primo DJ set, a me piace chiamarlo DJ set, Sì. No, perché un po' avendo avuto qualche. a parte le pratiche, diciamo, quelle che organizzavamo a Belluno con l'associazione Dolomitango, è stato quello con il contatto. Il contatto è stato il tuo palcoscenico, Sì, come sì, sì. per Sì,
è per moltissimi tanghieri il contatto nella sua storicità ha dato la prima opportunità a tantissimi musicalizzatori. Beh, io lo stesso sono stato la prima milonga dove ho messo la musica e il contatto. Ma poi sai, andare giù, sentire come lavoravano i musicalizzatori di qua, dico qua perché adesso sono qua a Buenos Aires, andare a cercare di capire ma perché c'è questa musica, metti prima questa, poi quell'altra, e perché questa ora è così, quella sta, perché questo tema sì, quest'altro tema no. Mi sono appassionato moltissimo di questo tipo di aspetto, no? Quell'aspetto riuscivi poi, allora tu tornavi da Buenos Aires di tanto in tanto e poi mettevi la musica a contatto. Qua ti sto parlando ovviamente di anni 2013, 14, ma anche Ah, prima di vabbè, no, io sto parlando, io sì, no, io sto parlando di prima ancora che mi trasferissi a Buenos Aires. Io venivo, andavo lì, frequentavo le milonghe, ascoltavo i discjockey, andavo lì a chiedere, ma perché questa musica, questa orchestra, chi è? Ho comprato qualche collezione, come quei dischi già pronti, e facevo anche il paragone, no? Fra come si stava sviluppando il tango in Italia, dal punto di vista musicale, e quali erano invece, o se c'era un invece, o se non c'era un invece, con la maniera di Buenos Aires. E mi sono appassionato di questa cosa, cercare di capire. infatti, io ti dico una cosa personale, no? Che attiene al tempo in cui io ho cominciato ad andare in milonga ed era il 2008-2009. Penso che tu qualche volta sia venuto a contatto in quegli anni di 8, 9, 10 a mettere la musica e non riuscivo a comprendere, lo dico sinceramente, lo stile che tu portavi. Perché non riuscivo a comprendere lo stile? Perché ci eravamo abituati alle praticone che si facevano a scuola, dove andavo piuttosto che in altre situazioni, dove la musica era molto differente, perché erano ancora gli anni dove si ballava un po' di elettronico, dove si ballava un po' tanto pugliese, dove c'era quel disarli del 50, a sentire un D'Arienzo del 40 o un Tanturi addirittura. Restavamo un po' tutti stupiti, no? Ma questa musica, e io ripeto, non sono Marcette, questa E musica. lo che se magna, se magna, e lo che se magna. Esatto. Questa musica era un po' così, sui generis, per quanto ci riguardava. Invece poi ho scoperto personalmente nel tempo che questa era la musica del 40, questa era la musica di Buenos Aires. E ad oggi non è tutto maturato fino a questo livello. Tu come vedi rispetto agli anni scorsi, adesso quest'anno non sei venuto per il del Covid, purtroppo, ma rispetto al 2010, 12, 13, ad oggi 2020, ripassare la musica nelle milonghe italiane. Guarda, ti dirò che io negli ultimi anni, per ragioni anche di famiglia, non sono, della famiglia e anche dal punto di vista burocratico, perché mi rompevo le scatole per stare un mese lì, dover fare tutte le pratiche, non pratiche, capito? Ma soprattutto in famiglia, ho una nipotina, allora preferivo stare con la famiglia. E quindi non ho tanto questo tipo. Io so sentito dire quello che mi raccontano gente che viene o amici che mi raccontano. Io ti posso dire questo: che a un certo punto ho capito che non potevo continuare a essere un turista del tango a Buenos Aires se volevo capire veramente che cosa era il tango, a parte come mettere la musica. Che il mettere la musica in un certo modo veniva dall'essere un portegno, no? E quindi era un procedimento deduttivo, non induttivo. Ho E capito. allora dico, ma c'era un amico, mio carissimo Riccardo Vicheira, che mi dice, ma tu con questi 2 o 3 soldi che c'hai, tu adesso a Buenos Aires tu puoi comprare un piccolo appartamento, ci stai un po' di tempo. E così ho fatto, mi sono comprato un appartamentino piccolino e sono andato a vivere lì, a vivere da portegno, frequentando le Entrare milonghe. nella famosa dimensione bonarense. Sì, frequentando proprio la parte dal di dentro, senza dire io sono quello che viene qua. No, no, io mi sono messo nel mio tavolino silenzioso a ballare, ascoltare quello che si faceva, prendere lezioni anche di ballo. Fare gruppo con gli amici della messa, come si usa lì, e sai, dopo di un po' alla volta chiacchierando, parlando, ah, ma
tu sei, sì, beh, sì, ho fatto questo, poi ho avuto sì, devo dire che, devo essere onesto, vado un pochino indietro. Nel 2005, se non mi sbaglio, sempre grazie a Riccardo, che ho conosciuto Marcello Rojas, che mi ha invitato a mettere la musica qualche ora nella confiteria ideale, per me è Infatti stato sto arrivando davvero. lì, no? Dall'essere in Italia, mettere la musica in Italia, trovarsi a Buenos Aires e poi affrontare una milonga lì. E la confiteria era comunque una milonga turistica, ma Sì, passavano i per padrini di ogni me è dove. stato, fratto, poi quando mi hanno detto che ero il primo straniero che aveva mai messo musica nella confiteria ideale, puoi immaginarti, insomma, Ecco, questo è lo scoop. per Quindi, primo straniero, non il primo italiano, il primo straniero che ha messo musica alla confiteria ideale è stato Pierado Vigna. me. E quindi dopo, quando sono andato a Buenos Aires, ho messo un po' di musica nella milonga che organizzava Riccardo. E lì un po' alla volta, ma ti dico, senza andare, dici, io sono il tizio, mi potete, no, così è stata una cosa più come naturale. Ho cominciato a passare musica nella Nacional, che è una milonga del sabato, che era molto Ma importante, e ho fatto un casino di errori questi perché li sei io accorti tu o te l'hanno detto gli altri? E li ho capito da solo, ho capito da solo. allora, Perché va bene. qual era l'errore? Di volere. Di voler portare le cose nuove a questo pezzo che non l'ha mai sentito nessuno, questa orchestra che non la conosce nessuno, adesso arriva Pierardo Vignazzi e me la fa ascoltare, quindi fracasso totale, Sì, questo a te è capitato in uno dei tempi del tango di Buenos Aires o del mondo, a noi ci capita costantemente nelle nostre milonghe. Diciamo che è dura quando ti trovi in milonga, tu hai sentito un tango che ti sembrava passabile, orecchiabile, bello e tutto quanto, e poi quando lo passi ti guardano in una certa maniera, specialmente chi di lungo corso dice, questo qua, una volta una persona mi disse, se questo non lo passano, un motivo c'è. questo non lo passo, un motivo c'è, poi di questo possiamo anche parlare, anzi parleremo sicuramente, però Sì. la questione è appunto che cosa scopre uno? Per me è un tipo di ricerca che sto facendo ancora adesso, che se mi permetti la bestemmia, perché è una bestemmia, è In un po' francese. come, no, è un po' come quello che diceva Michelangelo, no? Che gli dicevano, ma tu quando scolpisci, come fai? Io tolgo tutto quello che non serve. Ecco, io devo dirti che per me è stata un po', sai, vedendo dall'Europa con tutti, con l'idea, tutte le orchestre nuove, moderne, le cose più assurde, tu capisci che lì devi togliere, non aggiungere, levare, levare, levare. E questo arrivare all'osso, quando sei arrivato all'osso, alla sostanza, sostanza, al nucleo, aggiungere non è difficile. Certo. Perché il nucleo ce l'hai, è solido. Allora, se vuoi, ci puoi mettere un adorno, una cosa o quell'altra. È il contrario. Però E arrivare a questo è un po'. probabilmente nel ballo uguale. Sì, assolutamente, assolutamente, Cioè, per sintesi, riempiamo, e può darsi che è anche un processo naturale. Per sintesi riempiamo la nostra testa di nozioni, 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 e nel ballo passi, figure, camminate, differenti, tutte, finché alla fine riusciamo ad interpretare finalmente la musica, che è poi lo scopo del milonghero. Dammi una tua definizione di milonghero. Guarda, Ma non la in tre miglior parole, definizione, dai, 110. no, la miglior definizione di, tanto bisogna dire che la parola milonghero, se io ti dico questa è una sedia o questo è un telefonino, tu sai che è un telefonino. Se io ti dico questo è un, non lo so, è l'amore. Già ci sono diverse interpretazioni, quindi finché si tratta di oggetti è facile. Il milonghero ha diverse Connotazioni. sfumature, la milonghera. Può essere positiva, può essere negativa. Comunque, la definizione più bella me l'ha dato Marcelo Alvarez. Marcelo Alvarez, io gli ho chiesto una volta, ma Marcelo, spiegami un po' che cos'è un milonghero? Guarda, lui dice, il milonghero è questo. Gli amici dicono: Ah, Juan è un milonghero. I familiari dicono: Ah, Juan è un milonghero.
Sì, te ne racconto una io a proposito Io di credo sia Mugliarò. la definizione perfetta per Questa questo. è la definizione giusta perché mi è capitato a me. Io ho un parente stretto che abita a Recoleta, comunque non l'ho mai visitato perché io 13 ore di volo penso che arrivo. Ho bisogno di Lexotal per fare 13 ore di volo. E mi scrive una volta: io ho scritto qualcosa sul mio muro di Facebook, ce l'ho tra gli amici. Io sono il Milonghero, ho scritto, no? Forse perché andavo al raduno, non mi ricordo. Mi scrive: Michele, hai scritto una cosa che qua non va tanto bene. Perché? Hai scritto che sei un Milonghero, ma guarda che il Milonghero è un po'. E mi ha spiegato un po' che sto Milonghero, un po' restofante, un po' che non ha voglia di lavorare, vive alle spalle delle donne, e ho detto, zia, ma a me non risulta, però mi informerò. E allora da lì nasce quello, in famiglia di un Milonghero è uno che dorme la mattina, mentre invece il Milonghero, per quanto riguarda noi, è colui che vive la milonga. E Certo, ma anche non per perché la forza colui che. milonga è un'altra cosa, anche dopo parleremo anche di quello, insomma. Non per forza colui che per forza balla a braccio chiuso stretto, eh. Ah no, questa è un'invenzione. Sbattiamola un po' sta cosina qui perché. Allora, abbiamo una domanda di Aurora, vediamo un po' se hai voglia di leggerla con me. Ecco qua, Aurora Lanciotti da Roma scrive: che differenza hai trovato tra i tangheri argentini e gli italiani in milonga? Una cosa difficile, lo rispondo però non so se mi farò capire, che l'argentino che ha una storia dietro, perché a Buenos Aires il tango è un ballo popolare, che non significa che lo ballino tutti, significa che le classi sociali sono classi popolari, qui ci può essere, c'è di tutto perché è un interclassismo. Però è una cosa che viene, che si sente. E generalmente il milonghero, il tanghero, se vuoi, argentino, ha tango. Ha tango. E tante volte lo straniero non ha tango. È difficile la cosa spiegare questa cosa. Ecco, a tango e non a tango. Tu parli di intenzione, quella famosa che è l'intenzione. Parlo di modo di muoversi, parlo di modo di dare il passo, di trasmettere a chi guarda. Una emozione, tu vedi dei vecchi milongheri che fanno due passi e tu dici: ah, questi sono tango. Sì. E vedi gente che viene da fuori che ha preso miliardi di ore di lezioni, che tu li vedi: ah sì, bene, però non ti dicono niente. Questo E non vuol dire. Sì, non dico che debba essere nel DNA questa cosa, probabilmente è perché si cresce lì, no? Sì, credo di sì. È come la storia dei giochi di musica, gli Isadori di Buenos Aires. Sono persone che sono gli eredi di Felix Picerno, diciamo. Sì, Sono sì. persone che hanno vissuto tutta la storia del loro paese, che hanno vissuto tutti i problemi, sono stati dei giochi di rock and roll, poi sono stati dei giochi di cumbia, di disco. Hanno tutta questa serie di trucchetti mentali per far ballare le persone. Hanno il tango, ce l'hanno dentro perché lo hanno. Hai chiarito l'idea d'Aurora, vedi che scrive, ballano con il cuore, quindi Sì, probabilmente con il cuore, con la musica, però la musica. la cara amica Roberta Cohen, insegnante anche lei, dice che sei chiarissimo, benissimo. A meno male, io non credevo di no. Stiamo andando bene, dai, stiamo andando bene. Anche perché non potrebbe essere diversamente. Ormai da quanto tempo sei stabile, semistabile, perché comunque i tuoi ritorni in Italia li fai, semistabile Byron, a Buenos Aires. Io nel 2008 ho comprato l'appartamento Quindi. e quindi ho il mio appartamento, ce l'ho qui dal 2008 e vivo qui nel mio Quindi che ti. appartamento Allora aspetta. in una colombaia, come si dice, no? Piccionaia di 600 appartamenti Porca miseria. nella quadra di Grissel, dove c'è anche la Milonga Grissel, fra Umberto I e La Rioja, proprio praticamente fra Boedo e San Cristóbal, insomma. Allora, avete preso nota bene tutti quanti, quando andiamo a Buenos Aires, suonare Ah, sì, il guarda. campanello di Ignazia. Ma aspetta un attimo, perché c'è qua un altro semiportegno che vuole farti un saluto veloce. Il Massimo Tessari, ciao Massimo. Massimo, Massimo, caro È una amico. sorpresina. Quanto tempo, quanto tempo. Ti sentiamo basso, Massimo. Alza o ti avvicini il microfono. Pronto? Un Pronto? momento. E quindi stavamo dicendo, Adesso? adesso sì, con tutti i frusci del caso, ma va bene lo stesso, dai. Ok.
Hai visto che sorpresa che ti stiamo facendo, Max? Il Pieraldo in diretta da Buenos Aires. È un po' che lo ascolto. Come va con la birra? La sto finendo, ma non ho avuto tempo di farla quest'anno. Non cominciamo a parlare di birra, di cose personali, se parliamo anche di pesca. Ma perché noi siamo compagni di birrata anche là a Buenos Aires quando ci vediamo? Io ho smesso di farla perché mi puzzava tutta la casa, quindi basta, la birra in casa non la faccio più. Non ho posti all'esterno, quindi devo tenere in magazzino in casa la birra fermentare, potete immaginare i gatti. Ah sì, io che la metto nel bagno, scusa, allora. Vabbè, tu non hai gatti. Le No, no, però c'ho le cucaracce. cucaracce sono? Le blatte. Le blatte, esatto, le cucaracce. Che Stavo parlando sono. un po' della vita a Buenos Aires di un italiano, no? Che non è un italiano immigrato degli anni 10-15, è un italiano giovincello, ancora giovincello, che parte da Ringrazio. Milano e se ne va laggiù a spensionare un po', perché ormai sei in pensione, no? Penso Pieraldo. Pieraldo ha uno storico interessante, io lo conoscevo come insegnante, ma un po' cercando, perché sono curiosetto, sapevo che lui ama fare vignette molto simpatiche, dopo ne passiamo qualcuna, con un'ironia che vorrei dire, passami il termine, garbata. È un'ironia molto garbata, anche se tira le sue frecciatine, dopo ne vediamo qualcuna sul Covid simpatica, perché attualmente ancora collabora come vignettista. Insomma, collaborazioni importanti come Repubblica, insomma, abbiamo a che vedere come insomma, delle collaborazioni col Gazzettino, con il giornale di Belluno. Come corsista, quindi testi brevi, vignetta, cosa simpatica. Ma sul tango ne ho trovate poche. Poche. Devi No, postarne di più, devi postarne di più. io ne faccio ogni tanto, soprattutto in occasione del Natale, delle feste, così per fare gli auguri agli amici. Ma sai, avremmo bisogno di te, e qua punge il lupetto, Massimo Aia, mi dà ragione. orde. Sì, è un lupetto scorpione, quindi punge. Abbiamo bisogno di te di qualche vignetta relativamente al tango europeo italiano. Ma sai, ti dico, io mi ci posso anche provare, però io vado anche un po' male perché preferisco vedere le cose. Non saprei dire molto, sinceramente. Io, anche quando sono venuto in Italia, anche a mettere la musica, io ho premesso, signori, io vi vengo a proporre un certo tipo di musica. Come si mette? Se vi interessa questo tipo di prodotto, va bene. Se no, cercate qualche altro. Perché uno deve entrare nella mentalità europea e ci vuole un po' di tempo, lo puoi fare in mezz'ora. E Dobbiamo quindi. parlare, Pieraldo, io dico sempre, no? Quando mi chiedono, mi dicono, ma caspita, perché in quella milonga quel DJ, quell'altro DJ? Ragazzi, date il tempo al tempo, non è che in Argentina sono nati col tango in tasca, ci hanno messo il loro tempo. E noi dobbiamo avere pazienza, forse la generazione tanghera che verrà dopo di noi avrà acquisito un pochettino di quelle istruzioni basiche, perché poi si tratta di base, o Massimo dimmi se sbaglio, basiche per poter passare un tango ballabile, che si attenga a quella che è l'epoca d'oro del tango e che ci porti l'onda in milonga, l'onda. Ah, c'è una domanda, aspetta qua. Ah, intanto la Grazia Unboni dice che sei chiaro perché hai sperimentato il tango di un bordello. Ah Ok. beh, allora, ho detto così, va bene così. Grazie, grazie. Qua c'è la domanda della Olga. Pieraldo, andare a fare esperienza a Buenos Aires è indispensabile per migliorare come ballerina? Come ballerina, sì, come ballerina o come ballerino. Non ne facciamo una questione di genere. Mi fa una domanda un po' che può sembrare semplice, in realtà è complessa, perché dipende tutto Ma tu hai da donato come. la sintesi, facci la vignetta al volo. Posso vedere se riesco a Intanto recuperare lo spiego, vado a qualcuna. recuperare le tue vignette, così le condividiamo con gli amici. No, dipende da che cosa uno vuole, perché migliorare come ballerino in sé dipende da cosa uno sente dentro, da cosa uno. Per esempio, come ti dico, io a un certo punto ho sentito l'esigenza di vivere il tango da dentro, dalle sue origini. E quindi mi sono trasferito, ho fatto questo passo che doveva essere 2 o 3 anni e poi alla fine sono qua che sono da 10 anni. Ci sono persone che vengono 2 o 3 volte all'anno, venivano perlomeno prima della pandemia, no? Uomini e donne,
per ballare tango nelle milonghe di Buenos Aires, e altre che non hanno mai sentito la necessità. Qualcuno è venuto e ha detto: no, ma che è questa schifezza, io a casa mia ballo male molto meglio. E dipende molto da che cosa uno va cercando. È capitato, ma proprio pochi, devo dire, pochi. Di cosa sto cercando? Perché lì c'è proprio una, soprattutto nelle milonghe tradizionali, uno trova l'essenza, un'essenza molto concentrata, ma se uno vuole lì andare a mostrare i passi che ha imparato, soprattutto gli uomini o le donne, anche i voleo, tutte queste cose qua, la gente di lì fa solo ridere. Se invece si vuole mettere in una... Io ti ho passato una detto di niente. Questa qua sono ricordi di storia, no? Sono ricordi storici. Storici, diciamo che è un po' attuale, no? Sì. No, che sì. Sarà, mi manca un pezzo sotto perché c'era la tua cosa, il bollettino di guerra, no? E andare a Buenos Aires, tanti ho sentito che sono tornati delusi, ma la maggior parte no, oddio, qualcuno è troppo entusiasta, perché poi ognuno ha la sua maniera di affrontare le cose. Però io penso che respirare l'aria di là, quantomeno, è un input maggiore per acquisire quella parte milonghera che dicevamo prima, no? Guarda, io credo di sì, o tanghera, diciamo anche tanghera, perché sarebbe come uno dice: io faccio yoga, o se no io faccio, che non so, karate, o faccio kung fu, quelle cose di... Se fai yoga una volta nella vita ti farà la voglia di andare in India, per dirti. Ecco. O si può fare yoga tranquillamente senza andare in India, come si può fare karate senza andare in Giappone, non è... Però quando uno capisce che dietro a certi movimenti o dietro certi mosse, colpi, c'è tutta una cultura, allora uno può avere anche la voglia di andare a vedere cosa c'è dietro, da dove viene questa cosa qua, no? Quello che dico, io, il tango è una cultura molto molto profonda, perché non è solo ballo, è musica, è poesia. C'è tanta poesia che... Secondo te, una domanda un po' curiosa che faccio di solito agli argentini, però ti considero quasi ormai portegno, quanto Italia c'è nel tango? Ma guarda, c'è tanta Italia, come c'è tanto ebraismo, sì. C'è questa mescola di... Cioè, i maggiori violinisti erano di origine ebrea, per esempio. I bandolinisti erano italiani perché suonavano il pianeta. È una mescola, c'è moltissimo di italiano, come c'è questa mescola di queste culture, che è questa meraviglia che è Buenos Aires. L'Argentina, però, Buenos Aires. Io non mi sono mai sentito fuori casa a Buenos Aires, mai, fin dal primo giorno. Mentre magari in Italia, quando sono andato, non so, da Belluno a Padova, dice: ma tu non hai l'accento di qua. Oppure io avevo vissuto prima a Genova, io sono un apolide fondamentalmente, prima a Genova dove sono nato, poi a Forlì, da Forlì sono andato a Belluno. Mi sono sempre portato dietro un pochino degli accenti per dove ero passato, e trovavo sempre qualcuno che mi guardava storto e mi diceva: tu non sei di qui. E questo a Buenos Aires non mi è mai successo. Questo lo descriverebbe bene Tony Gastrich nel film L'Acciodroma, del passaggio dei nomadi, il famoso percorso dei gitani, no? Che partono dal nord del Pakistan e arrivano fino in Andalusia. Un film bellissimo da vedere, perché come i Rom, i Zingari, chiamiamoli come comunque loro, portano le culture che prendono, no? E terminano alla Spagna perché c'era il mare e hanno paura di nuotare. praticamente mi stai dicendo che ti senti portegno in questo momento o ancora ospite della città? No, sinceramente no, mi sento un viaggiatore del mondo. Sì, guarda, sì. La mia storia personale è anche questa, non è che voglio studiare su queste robe, però mio padre era piemontese, mia madre era fiumana croata, si sono conosciuti durante la guerra. Quindi io sono nato a Genova, poi mi sono trasferito a Forlì. Sono sempre stato un gitano in un certo senso, capisci? Sì. Quindi... Il senso. No, prima una domanda simpatica. Frequentando le milonghe di Buenos Aires, che penso che
vi siano anche lì le milonghe più alla moda, meno alla moda, più da turisti, meno da turisti, ma più di particolarmente le milonghe di barrio, le milonghe di quartiere, le milonghe che hanno un po' meno conoscenza del turismo. Hai trovato qualche personaggio particolare, buffo, simpatico, aneddotisticamente parlando? Ma guarda, ce ne sono tantissimi di questi personaggi, perché c'è questo da dire, che la milonga, le milonghe di Buenos Aires, che ogni milonga è diversa dalle altre. Magari per dei particolari che Massimo mi confermerà. Guarda che sei sempre online. Sì. Quello che viene da fuori neanche se ne accorge, però uno che è lì sì, se ne accorge. Per cui va alla milonga A e non andrebbe mai alla milonga B che sta a 50 metri di distanza. Perché? Perché la differenza è che lì si crea un ambiente, le milonghe creano un ambiente, ogni milonga crea il suo ambiente. L'organizzatore con il disc jockey e con il servizio di tavolo, eccetera, crea un ambiente dove certe persone ci stanno bene. E vanno sempre lì, nel loro tavolino, non esistono festival, maratone, tutte queste cose qua. Loro stanno lì nel loro tavolino, sanno che dall'altra parte della pista c'è la loro ballerina preferita con cui ballare di Sarli, e quando va di Sarli già si guardano e salgono a ballare di Sarli. Se tu li levi questa griglia, dicono, la gente se ne va. Non ci stanno perché si annoiano. No, se no, perché non è il loro ambiente. Le milonghe che hanno rischiato di chiudere completamente perché il nuovo padrone si era permesso di cambiare i tavolini, l'ordine dei tavolini. Sono sensibili, sensitious. Sono fidelizzati. È la cosa che credo che qua in Europa, in Italia, non succeda. Però ti devo dire una cosa, spezzerei una lancia volentieri, e come sempre mi chiamo fuori, per alcune milonghe in Italia, che non sto a citare, perché chi ci ascolta in questo momento già sa di che milonghe sto parlando, che hanno cominciato a seguire, grazie all'esempio di Rovigo, perché diamo a Cesare quel che è di Elisabetta. Elisabetta portò un'idea un po' ortodossa di Caciarulo, era l'idea di Caciarulo a Rovigo, ma da lì, vuoi che siano stati scoppiazzamenti, vuoi che siano state emulazioni, vuoi che siano state ambizione, ma anche ammirazione, hanno cominciato a nascere in Italia delle milonghe che volevano riprodurre, al di là della separazione maschi-femmine, riprodurre quello che è l'ambiente storico della milonga Buenos Aires. E non sono poche, magari non sono milonghe cadenza settimanale, perché ti assicuro che non è facile seguirle, ma appuntamenti mensili, bisettimanali, quindicinali ci sono, e i concetti basici sono un po' questi che tu ti stavi dicendo. Quindi io vado, so che ho il mio posto, so che ci sono quelle persone, ma mi riprendo molto quello che hai detto. Voglio ballare di Sarli, vorrei ballarlo con quella ballerina là. Da Rienzo lo ballo con quella ballerina là. E questo è un po' essere milongheri, non credi? Poi c'è un'altra cosa, che io in Italia non ho visto molto dove ho girato. La messa è il tavolino. Il tavolino, ossia, io ho visto molte fotografie di milonghe europee dove sono tutte le sedie tutte in circolo e la pista al centro, no? E il tavolino in Buenos Aires è fondamentale, perché è nel tavolino che si crea il gruppo di amici, sì, che chiacchierano fra di loro, che si ritrovano la settimana dopo e chiacchierano di sport, di calcio, di politica, di quello che sia, e fanno i commenti sulle ballerine. E dall'altra parte le donne fanno lo stesso, perché non c'è una cosa che non si sappia nella milonga. La milonga ufficialmente non si sa niente degli altri, ufficialmente, però tutti sanno, soprattutto tutte sanno tutto degli altri. Guarda quello lì che si dà tante arie, però puzza come una capra, e questo è permesso dal tavolino, da questa unità basica, diremo, come direbbe. Sì, però guarda che adesso io penso un attimo alle milonghe che conosco, forse mi tratto bene come milonghe, ma tutte hanno come il tavolino, con il posto a sedere, a volte separati uomini e donne, a volte no, però cioè, tu intendi dire che ci sono milonghe senza tavolini? No, io ho visto, io dico quello che ho visto, io ti dico, sono anni che non frequento, io ho visto
molte fotografie di milonghe europee e italiane dove c'erano i tavolini, le sedie direttamente appoggiate al... No, io penso che hai visto molte fotografie di raduni. Ma può essere, sì. Allora, i raduni ti posso spiegare io, perché comunque ne organizzo qualcuno, tra l'altro purtroppo quest'anno sono saltati tutti. Capita così, ti faccio l'esempio di un raduno qualsiasi, quello che amo di più è il raduno di Bologna, il rendezvous di Bologna. Lì siamo 430 persone. Se gli mettessi il tavolino a tutti, ci vorrebbe il doppio dello spazio. Eppure abbiamo 800 metri quadri di superficie, 1000 compreso espositori. Al raduno è un po' più difficile, io ho provato in altri raduni che ho fatto a mettere i tavolini, ma le persone intanto arrivano tutti a due, quindi non arrivano i gruppi, arrivano anche molti singoli. E farti trovare il tavolino è un po' come dire tu devi stare lì, tu devi stare lì. Preparare addirittura la piantina mi sembra sconveniente, io dico certo. Sedetevi, trovate bene, poi per tutti e tre i giorni state là. Ma il tavolino in questo caso, nei raduni forse avrei visto che non esiste. Brutto è il non mettere qualche cosa per frangere. Ogni tanto si mette un tavolino per dire 5 sedie un tavolino, ma per appoggiare più che altro le cose, per un tavolino di servizio, non tanto un tavolino. Mentre invece al Picaflor, che è la milonga dove abbiamo adesso con Lucio e Diana, al Picaflor ci sono i tavolini per come dici tu, posti a sedere, sì. Questo favorisce la fidelizzazione, no? Sì. Delle persone. È molto importante per avere il tango, al di là dei raduni che sono appuntamenti simpaticissimi, interessanti e tutto quanto, dove puoi anche rischiare di ballare benissimo per 3 giorni. Ma penso che la milonga è il tango, deve stare in milonga. Sì, assolutamente. Cioè, è lì che vive il tango, nella milonga. Vive nella milonga, poi vive anche nello spettacolo, vive nella milonga. E vediamo un po'. Il Massimo ci sta scrivendo qualcosa, dimmi Massimo. No, mi volevo agganciare a questo discorso che diceva Pieraldo, che fondamentalmente per la mia esperienza di milonga, sia qua che a Buenos Aires, è la motivazione che muove la persona ad andare nel locale, che è un po' diversa tra quella che hanno i porteños e quella che c'è qui. Qui si va in milonga per ballare. I porteños vanno alla milonga per vedere gli amici e poi ballano. Quindi il tavolino di cui parlava Pieraldo è estremamente importante, soprattutto che abbia delle dimensioni generose per poter accogliere bicchieri, bottiglie e pietanze nel caso che si voglia mangiare, perché alla fine loro vanno a passare 3 o 4 ore per stare in compagnia e anche a ballare. Quindi la parte sociale del tango non è il ballo, è il stare insieme seduti al tavolo, vedere i tavoli degli altri amici, alle volte si spostano uno dal tavolo all'altro. Quindi è proprio la motivazione di fondo e anche la motivazione culturale, quindi, che cambia, perché quello che ho verificato io nelle milonghe dove sono stato è così, i gruppi di persone possono anche arrivare uno, due, però sa che il tavolo dei 6 amici all'angolo, in fondo alla sala, li troverà le persone che trovano tutte le settimane quella sera. Quindi il venerdì c'è un gruppo di amici, il sabato ce n'è un altro e il lunedì pomeriggio ce n'è un altro ancora in un'altra locale, in un'altra milonga, sono altri gruppi. La motivazione che muove il porteño tanghero è quella di andare alla milonga per vedere le persone, poterci parlare, poter socializzare, mentre da noi la gente scalpita per ballare. Quindi fondamentalmente la motivazione di fondo è abbastanza diversa. Può darsi che in un futuro, quando il nostro tango sarà maturato un po' di più, sicuramente ci sarà la voglia di dire: oh Michele, ci vediamo a tal milonga, facciamo il tavolino, parliamo, ci beviamo una birra assieme. Però allo stato attuale la maggior parte dei tangheri che io riscontro nelle milonghe che ci sono in giro, ma anche nei raduni, è gente che va lì solo esclusivamente per ballare, si trovano per ballare assieme, non si trovano per parlare di politica, di problemi della società. Specificare a Pieraldo, che magari il raduno non l'ha mai vissuto, non lo so se è stato, scusami, io ho vissuto i raduni, le milonghe qua, le milonghe a Buenos Aires, organizza milonghe a Buenos Aires, quindi io queste cose qua le ho viste tutte. Certo, in effetti, ma però, porca miseria, correggimi professore di lettere, ho detto ma però, ma però, ma vabbè, però.
però in effetti chi va ai raduni è perché vuole andare a ballare. In effetti i raduni andrebbero visti come un paio di incontri l'anno, tre incontri l'anno. La milonga è da vivere, proprio per come state dicendo voi, e credo che anch'io la milonga si debba vivere così. Mentre invece il raduno è un'occasione, no? Con l'occasione di andare adesso a Amsterdam al raduno, mi visito la città, benissimo. Però voglio ballare perché so c'è gente da tutto il mondo, addirittura da tutta Europa, voglio ballare, 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 ballare. Ecco che a quel punto il tavolino riveste un'importanza minore. Qua rifacendomi al discorso di Perado che ha visto alcune foto di schieramenti. Poi se esistono anche delle milonghe con questo tipo di schieramento non saprei, cioè non mi sovviene, quantomeno in Veneto non credo. Non, diciamo che la quantità di tavoli rispetto alle sedie comunque qui in Europa è molto inferiore a quella che c'è in Argentina, ma soprattutto è lo spazio che è completamente diverso, perché in Argentina lo spazio per stare comodi ai tavoli è prioritario rispetto alle dimensioni della pista, mentre qua la pista è il più grande possibile e le sedie e i tavoli sono ammucchiati lungo le pareti. Non si sta comodi seduti, perché comunque c'è sempre qualche problema di quello che ti fa il voleo su una gamba, di quello che ti pesta e tu c'hai il muro dietro le spalle. La differenza è questa, lo spazio della pista in una milonga di Buenos Aires è indicativamente il 40% della superficie totale della milonga, mentre qua al contrario il 60% è pista e il 40% sono posti a sedere. E qua sono dati di fatto misurati. Sì, sì, io posso darli. Scusa. Sì, sì, prego, prego, Pieraldo. Avevo due domande. Assolutamente d'accordo con quello che dice Massimo, assolutamente d'accordo. Anche se, come dicevo prima, le milonghe sono molto diverse l'una dall'altra, per cui più uno va nella milonga del barrio, nella milonga dove si conta la gente del quartiere, e più lì voi incontrate persone che vanno anche per cenare, anche la musica è diversa. Perché se la gente va lì per cenare, il DJ non può mettere la musica che gli mette pepe nel sedere, perché dopo quello che c'ha la cucina dice: oh ragazzo, tu mi stai facendo fallire, e allora ti metti con una bella musica, perché belle musiche c'è, e ogni tanto invece guarda cosa ti ha trovato Pieraldo, guarda cosa ti ha trovato questa è Chantecler, esatto, l'immagine del Chantecler, che penso che sia stata una delle più importanti milonghe dell'epoca. Sì, quello che dice Massimo è evidente. Mi è venuto in mente quello che diceva Massimo, mi è venuto in mente questa foto del Chantecler, perché avevo notato quanto fosse ridotta la pista rispetto al numero di tavoli e la dimensione dei tavoli. Bene, era un club abbastanza lussuoso. Chantecler. Esatto, però oggi se uno vuole andare, non oggi che c'è il Covid, ma quando si potrà andare, si può comunque andare al Marabù, che era la concorrenza del Chantecler, che è ancora in attività. E quando uno è un semi-interrato, quando uno entra vedrà una pista grande così e tavoli dappertutto. Sì. E da lì domandone per Pieraldo, ma te lo faccio dopo le domande degli amici, perché è un po' che sono qua. Allora, una è sempre Aurora, appassionatissima, che chiede: è vero che in Argentina hanno orario per noi impensabili dalla mattina? Ma io non so cosa pensi Aurora, non posso sapere cosa pensi Aurora. Io ti dico che le milonghe cominciano, ci sono milonghe della pomeridiane che cominciano alle 2 pomeriggio, e poi ci sono milonghe che cominciano alle 5 e alle 6, milonghe che cominciano alle 10, però mediamente una milonga meno di, io te lo dico come lavoro del DJ, che meno 6-7 ore, io la milonga dove lavoro io dura 7 ore, quindi il DJ lavora 7 ore consecutive. E anche lì, sai, il discorso di mettere la musica è tutta è una sfida, no? Perché tu sai che c'è una tanda di persone, un gruppo di persone che arrivano presto, poi magari quelle se ne vanno e se ne arrivano altre, però si incrociano, non è che uno entra e l'altro esce. Allora tu dici: ma questo qui, questa tanda qua l'ho già messa, allora, però questo autore già, quegli altri che sono arrivati se lo aspettano, però già ho messo questa epoca, devo mettere quell'altra. È tutto un discorso anche di dominare molte ore di lavoro. Quindi la domanda di Aurora, diciamo che hanno orari impensabili, anche perché, e qua vorrei fare la domanda io, anche perché tu mi confermi che in più di un'occasione a Buenos Aires, non dico ovunque, nella stessa location vivono più milonghe. Ah, la milonga, sì, sì, un momento. La milonga è l'organizzatore con il nome. Per esempio, la milonga dove lavoro io si chiama Alolola, che
è in Obelisco Tango. In Obelisco Tango ci sono tutte le sere altre milonghe. E questo Massimo Obelisco Tango, diciamo che è la location che concede agli organizzatori. È il salone che concede. E tu troverai le sedie, i tavolini messi in maniera diversa da una serata all'altra. Proprio possono essere completamente distinti. Ognuno ha le sue idee. Tante volte addirittura cambiano le tovagliette di un colore o di un altro. E quindi l'obelisco tango del lunedì non è l'obelisco tango della domenica, né quello del sabato, insomma. Ecco, questa era una domanda interessante. Aurora ti ha fatto questa. Pierluigi, invece siamo su una domanda psicologica. Come si vive lì la Mirada? È una cosa, direi, normalissima, perché due persone, è una cosa normale, perché la velocità della luce è più rapida di quella del passo. Ecco, quindi tu vuoi ballare con una persona, la guardi, quella lì ti guarda, ti fa un cenno d'assenso in qualche maniera, e in realtà poi quella che comanda è la donna, perché un uomo ha voglia di guardare, però se la donna non vuole ballare con lui, guarda un'altra parte. Anzi, ci sono ti racconto un episodio che è successo in una milonga molto di bella raccontata, che c'era una delle regine della milonga, perché a parte che nella milonga le donne sono tutte regine, sono loro che comandano. Sono i milonghieri. Sì. L'uomo fa il galletto, no? Ma deve fare un po', mentre si mostra, però in realtà poi è la donna che comanda. Quindi questa signora aveva avuto voglia di ballare con un tipo, era uno straniero, e questo qui ha fatto un po' la snobbata. Allora lui cosa ha fatto? Lei cosa ha fatto? Tutta la sera lo ha guardato negli occhi. Cosa è successo? Gli ha bloccato la mirada. Lui quella sera lì non ha potuto ballare con nessuna delle donne che stava lì intorno, perché quando lui cominciava a guardare incontrava lo sguardo di lei che lo guardava. L'ha punito, l'ha massacrato. Quella sera il tipo non ha ballato. Beh, credo anche che la mirada non sia solo nel tango. Per i popoli latini, e Buenos Aires comunque in Latino America, l'uso dello sguardo, l'utilizzo degli occhi è molto più importante che qua da noi in Nord Italia. Già se ci muoviamo verso Sud Italia è più facile vedere quello che sono le occhiate, no? Quindi il modo di guardare, di fare anche dei cenni con lo sguardo. E la mirada è la consacrazione dell'utilizzo dello sguardo, secondo me. Sì, ma ecco, anche normale, guarda, anche nel liscio era poi alla fine così, perché alla fine tu guardi una persona, è la cosa più normale. Noi abbiamo dovuto inventarci questa importazione della parola mirada, perché io lo so, secondo me è perché la classe sociale che balla tango in Italia non aveva mai ballato niente prima. La maggior parte dei ballerini che ballano tango, che hanno scoperto il tango come ballo di coppia, non avevano mai ballato prima, non erano mai passati per una valera. Sì, perché la valera è classe sociale piuttosto bassa. I ballerini in Italia, quelli appassionati di tango, per tante ragioni, sono di una classe media abbastanza. Sì, si è introdotto in una media borghesia il tango in Italia, è vero. Alla fine degli anni 90, perché credo che un po' penso alle persone che conosco e che ho conosciuto, specialmente prima, si è introdotto in una media borghesia. Però siamo tanti, adesso siamo davvero tanti, le milonghe non mancano, un censimento recente dava più di 30.000 frequentatori di milonga in Italia tesserati, quindi sai, tesserati vuol dire molto. C'è una domanda della Grazia Umboni che però non mi è chiara, Grazia, dovresti rimetterla, vediamo se forse Pieraldo la capisce. No, io non la capisco. Neanche io. In milonga metti la musica, Pieraldo, sei di... Sì, io lo metto, sì. In quali sedi? Brevemente il tuo excursus sportegno di DJ. Sì, io ti dico, io da alcuni anni sono
fisso in Obelisco Tango con la milonga di Alolola, che poi Lolola è la mamma di Alejandra Mantinian, che penso che molti di voi conosceranno, no? Ho messo musica anche in altre milonghe, ho messo musica per esempio nella grande milonga nazionale dell'Avenida de Maggio, 2 anni, in occasione sono stato uno dei disjockey della Gran Milonga Nazionale, che si fa verso la fine dell'anno, verso quando, prima di Natale. Poi ho sostituito moltissimi colleghi, rimpiazzo di vari colleghi. Perché il discorso è questo, che forse è sfuggita la cosa, che a Buenos Aires il disjockey è fisso, uno è il disjockey residente della milonga, non gira per milonghe, quindi uno può avere anche 2 o 3 milonghe, sì, ma non perché sta turnando, sta facendo turni, perché è il disjockey di questa, quella e quell'altra milonga. Questo bisogna Una forse. cattedra, il famoso DJ resident, di giochi resident, ecco, una cattedra, ma è sempre lui. Cioè, per esempio, ti faccio l'esempio mio, chiaramente a Piccaflore il DJ resident sono io, però metto la musica una volta al mese, tutti i mesi, gli altri turnano. Sì, perché è diversa la relazione. In Buenos Aires c'è una relazione molto stretta fra l'organizzatore, il disjockey e la clientela, no? Perché quando arriva un disjockey nuovo, la gente già comincia a essere nervosa. Paura. Cosa mi verrà a mettere questo tipo stasera? Cosa mi va a proporre? E ci deve essere una forte, anche quando c'è un rimpiazzo, io devo sapere bene qual è la musica che passa con quel pubblico, con quell'organizzatore, quel tal disjockey. Per cui c'è una forte connessione anche fra colleghi, perché non so. Tra colleghi, come funziona un po'? Si va d'accordo là tra colleghi di giochi in generale? Beh, vedo che comunque avete trovato un buon accordo per questa iniziativa pregevole di aiuto. Sì, ti dirò, sì, c'è di tutte, però ti dico la verità che sono rimasto molto contento di questa iniziativa che stiamo scoprendo, ci stiamo scoprendo, perché lo sa Massimo, lo sa, il nostro lavoro è un lavoro isolato, no? Tu non è che hai molte occasioni di incontrarti, di conoscere con i colleghi, e quindi scoprire questa fraternità, diciamo così, è stata una cosa bellissima, veramente. Non ti nego che inizialmente, quando ho capito che questo Covid sarebbe durato non quello che si sperava, molto di più, ho iniziato a fare quelle che le chiamiamo le dirette, no? E a tutt'oggi le faccio, non ho mai smesso da aprile. Ho cercato di interagire con qualche disc jockey italiano, con qualcuno ci sono riuscito, Massimo per primo, che è qua con noi, ma non ho trovato tanta risposta. Purtroppo, forse. Ma scusami, io l'ho portato a essere una professione, ma il tango è anche una passione. E se non c'è abbastanza passione, quando comincia a mancare, se ne va anche quella. Credo che forse siamo immaturi in Italia per tante, tante, tante cose. Tante. Cosa vuoi? Come dicevo, il tango è un po' come lo yoga, è una cultura. E quindi noi italiani ci stiamo entrando, capendo un passettino alla volta, entrando dentro una cosa che è già strutturata, che fa parte di un'atmosfera, di una città. E chi vive qui capisce che le cose sono alla rovescia, cioè è da questa cosa che tu senti, questa vibrazione che tu senti, che tu hai sentito con i tuoi genitori, quella maniera di relazionarsi fra uomo e donna, fra amici, quella maniera di camminare per la strada, sono tutte quante cose che tu hai visto quando cammini nei negri. No, Ecco, noi italiani non camminiamo no, come i negri, ecco. sono molto più democratici e sciolti di noi, molto di più. Sì, cioè, sono quelle cose che tu le vedi a poco alla volta, un poco alla volta, Quando io ti ho fatto la domanda prima, che era riguardante il tango in Italia, quanta Italia c'è nel tango argentino musicalmente parlando, e mi vengono in mente i nomi delle orchestre. Qua parliamo un attimino di qualcosa più specifico. E le grandi orchestre di
di Sarli, da Rienzo, Pugliese, Presedo, tutta gente che comunque porta con sé un cognome italiano. Assolutamente, assolutamente. Poi che il violinista fosse stato giudeo di origine ebraica, o il bandoneonista poteva essere italiano o qualche tedesco, però effettivamente io probabilmente, così come tanti italiani, lo sento mio, e questo è il motivo per cui in Europa è così tanto sviluppato rispetto agli altri paesi europei, perché sentiamo questa sonorità dentro di me. Un giorno feci una domanda a Damian Boggio, altro DJ famoso in Italia, perché è sempre venuto, anzi è stato residente tanto tempo a Firenze. Credo che vino ancora in Italia, no? Non so se adesso sia qua in Italia o è fuggito anche lui dal Covid italiano per affrontare quello argentino, non lo so, non ho contatti. Una volta gli chiesi, ero proprio agli albori io, perché a noi italiani piace tanto la Guardia Vecchia? Per Guardia Vecchia intendo non proprio la vera Guardia Vecchia dal 29 prima, ma il 30, 35, 34, perché quel tango lì era molto più italiano. Può essere una risposta. Io lo comprendo bene. È probabile, è più semplice, più con tempi più marcati, più ricordo forse un po', però teniamo sempre conto che poi da quel periodo lì l'Italia con il fascismo si è chiusa, e quindi gli sviluppi del tango, poi non parliamo della seconda guerra mondiale, se li è persa tutta l'Italia. Abbiamo recuperato il tango nel 2000, nel 90 con Tarco Argentino. Sì, con il Corte, con lo spettacolo Tango Argentino. Il Tango Argentino con Achino, no? Mi sembra che anche il Corte Achino c'era di mezzo. Anche lui. No, era Orzoli, e non mi ricordo come si chiama quell'altro, era anche organizzato, che poi c'erano grandi Archimbau, questi personaggi. Esatto, io voglio le videocassette di Archimbau, le videocassette, oh. Io molto e Max, se mi fa piacere me le riverse in file, gliele regalo. Ho due, ne approfitto. Ho due Edoardo, che sarebbero da riversare su file. Max, hai le attrezzature? Tu che sei dotato di tutto? No, non dirmi di no. Massimo, non ti sento, no? Non ti sente nessuno. Poi, eccoti, no? No. Massimo, no, così Massimo. No. È muto. Ma io volevo dire solo... Adesso mi senti? Adesso sì. Pronto? Ok. No, perché l'avevo su un computer vecchio che si è guastato e ho buttato via. Non avendo io mai praticamente avuto videoregistratore, non... È una tecnologia che non ho. Documento prezioso, in qualche maniera lo farò. Sono due videocassette VHS, le lezioni di Gloria ed Edoardo. Pensate un po'. Dicevi, scusami Pieraldo che ho interrotto. Volevo precisare che a chi non mi risulta che era stato il ballerino di Pugliese. Non credo che avesse avuto niente a che fare con il tango argentino, con lo spettacolo tango argentino. Sembra che fosse Carlos Rivarola e Coppes che avessero fatto tango argentino. Sì. Comunque, potrei sbagliarmi visto l'orario. Il film, lo spettacolo che io devo visto in video, vabbè. Non vogliamo tediare chi ci si ascolta, perché qua diventiamo troppo, cominciamo a entrare nel profondo. Quindi tango, sonorità italiane, mi è piaciuto dirlo a me perché le sonorità del 30 chiaramente, non più dopo nel 40. Rientro del tango, arriva il Pieraldo nel 90, fine 90, anni 90, quando io ancora andavo di Acid House, in quel periodo là mi piaceva, avevo locale in Germania Acid House. Pieraldo era già sul tango e adesso sei a Buenos Aires, adesso domandona, ma quando cosa ti dicono del Covid? Ti lascia venire via? Adesso no, adesso siamo bloccati. Siamo appena usciti dalla quarantena stretta, quindi c'è adesso un distanziamento sociale, lo chiamano così, cioè non c'è bisogno del permesso per uscire, avevo un permesso nel telefono, che se mi fermavano dovevo mostrare, avevo il permesso di uscire, e adesso non c'è più bisogno di questo. Domandone, il permesso nel telefono o ti dovevi stampare un permesso e compilarti la mano? Signori, la burocrazia italiana non la batte nessuno. Hai capito il perché della domanda? Perché noi siamo stati costretti a compilarci manualmente per andare a farci un giro qua per sgranchire le gambe i permessi, cioè ragazzi nel 2021
noi ci toccava andare a prendere i permessi e compilarceli manualmente, ti rendi conto? E mi stai dicendo com'era Buenos Aires invece la cosa? Io adesso vedo se ce l'ho ancora, perché credo di avercelo qua, te lo faccio anche vedere, sì, perché sì. Adesso non è più obbligatorio, può anche essere che sia stato eliminato dal telefono, però non credo, te lo mostro, guarda. Sì, forse sì. Il telefono. Ecco qua. Ecco, io ho questo Quidar. Quidar, ok. Quidar, ossia, protegge. Ti chiede, qual è la tua temperatura attuale? Ok. È un'app. Dopo ti chiedo se hai avuto una perdita di olfatto. Queste cose qui, è tutto a posto, eccetera. Seguente, hai dei precedenti, non hai precedenti. Ovviamente queste cose qui sono, te le fai a tuo rischio. E dopo ti chiedi, viene fuori, non hai sintomi, hai permesso di uscire per 48 ore, il permesso di uscire per fare compre, eccetera, eccetera, eccetera. E dopodiché io ho avuto anche un altro permesso più avanti, posso uscire per lavorare, però senza usare il trasporto pubblico. Ok. Quindi io ultimamente ho avuto questo permesso, non posso usare il trasporto pubblico, però è una cosa così, tu ce l'hai lì, taxi, non è... Fai un copia, fai un screenshot che glielo mando un attimo a Conte per vedere se si riesce a fare una cosa così. No, un poverino non può fare niente lui, perché la burocrazia italiana è imbattibile, no? È pazzesca. No. Prima di chiudere, resta con noi Max, tanto ormai siamo qua tutti insieme. Prima di chiudere volevo parlare ancora di una cosa del nostro caro amico Pieraldo, perché mi pare giusto. Non chiudiamo col tango, chiudiamo col tango. Chiudiamo il tango. Pieraldo, raccontamelo questo caso. Previsivamente. È una sorpresa, eh? Era una sorpresa. Questo sì, questo qui era faceva parte della mia vita anteriore, no? Quando sono stato alpinista e sono stato aiuto istruttore del Club Alpino di Belluno, e quindi lì dopo ho scritto un libretto su come si stava sviluppando l'alpinismo dal passaggio dell'alpinismo eroico a cui io in un certo senso ho fatto ancora parte, cioè, addirittura è prima e dopo il cellulare. Il tirato alpinista che io nemmeno conoscevo. Sì, delle Dolomiti. Tu Michele non conosci il Pieraldo Birraio? e aspetta, ma ha anche produzioni di super alcolici molto molto pirata, però ce l'ha. No, questo bisogna dire, no, questo lo devo dire. Io sono arrivato in Argentina. Ciao Ghise, salutiamo Ghise Nieto, col carissimo collega che hola. Sabato prossimo sarà la console di Mutaba. Infatti, Aguante Mutaba, Pieraldo, infatti te l'ha scritto. Sì, Aguante Mutaba, Pieraldo, esattamente. Aguante Mutaba. E cosa volevo dire? Io ho scoperto con una gioia infinita che l'alcol in Argentina non è tassato, l'alcol da liquori. Non so se esatto. Quando io ho scoperto questo, io ci ho messo un mese, perché non ci potevo credere. Io non sono uno che beve, però mettermi lì a fare il limoncello, a fare il liquore di quello che sia, di liquirizia per esempio. È un divertimento incredibile, anche perché poi c'è il compleanno, cosa porti? Ti vai a comprare, cosa dico? Gli porti un regalino, una bottiglia di Cointreau, di limoncello, fatto in casa. È spettacoloso, no? È divertentissimo questa cosa qua. Sto mettendo qualcosina che ti appartiene, questa è molto bella, questa. È nata quanto tempo fa questa? Questa è nata quando ho fatto il libro, è nato per la copertina del libro. Non mi ricordo che anno è stata la prima copertina. Perché tra l'altro questo libro ha più di una copertina, ho notato. Io vorrei sapere, io se qui sono qua con voi, posso andare a cercare qualcosa su come si chiama, Facebook o no? Tu apri il tuo computer tranquillamente. Ah, sì, posso cercare. Sì, puoi farlo tranquillamente. Allora voglio vedere
se mi permettono, perché volevo far vedere qualcuna delle mie vignette su Natale, quelle che sul tango che ho fatto, no? Ah, sul quindi, tango, ok, su Natale il tango, sì. Bellissimo. No, ce lo sapevo, lo tiravo fuori. A me piace la sorpresa, per esempio questo. Adesso io... Adesso vediamo un pochettino se dove dice foto. Questo ce l'hai in copertina bianca e copertina blu. Sì, perché è la seconda edizione. Questa era la prima? Quella era la prima, sì. Vediamo col poster di omaggio, col poster di questa vignetta era. Sì, certo, c'era il poster di quella vignetta lì. Che era appunto che il tango non è una rosa in bocca, ma una storia d'amore, no? Una storia d'amore. Abbiamo potuto trovare, abbiamo solo le foto, può darsi che ci siano qua, però io non prometto niente, perché questa nuova versione di Facebook io sinceramente proprio non la ho assolutamente capita come funzioni. Questo qua ce l'abbiamo questo qua. Guarda i tuoi fan, guarda i tuoi fan. Cosa devo vedere? StreamYard. Sì, quello sì. No, siamo nella stessa stanza, Quello lo sto, quello di, come dicevo, lo sto reeditando adesso, sì. Dopo te lo faccio, ho piacere, prima che ci lasciamo, che lo spieghi un attimino, perché io l'ho apprezzato tantissimo, mi è servito. Ecco qua, guarda Pierardo, ho fatto più fretta di te. Guarda. Hai trovato le vignette? Ne ho trovata una, volando. Ah sì, però questa non era per gli amici, no, perché ce n'era una che ha fatto un furore, che ci sono i tre re magi, no? E dietro c'è un altro re che viene dietro con un gran nasone che suona il violino. Allora l'ultimo dei re magi dice: questo chi è? E l'altro dice: il re del compasso, perché era la caricatura di Darienzo. Darienzo è il nasone, infatti. Sì. Era la caricatura di Darienzo, ha fatto furore questa vignetta qui. Però ecco, io ho notato nelle tue vignette, sul tango ne ho viste poche, ma ne ho viste tante di altri tipi, poi qualcuna già la conoscevo, ho notato questa, la grafica è comunque simpaticissima, ben fatta, le proporzioni sono molto, ma quello che mi piace è il messaggio che tu mangi, quindi diciamo questo, gli scritti, i fumetti, sono sempre trattati con garbo. Ma guarda, io ho una filosofia mia. Sono un po' stufo di vedere vignette, senza arrivare alle vignette satiriche dei parli francesi, lasciamo perdere. Anche da noi in Italia ci sono quei due o tre vignettisti che mi danno un po' fastidio per quanto siano scurrili e a volte volgari. Guarda, io su questa cosa qua ci ho pensato parecchio, è una cosa che l'ho abbastanza chiara. Io, Pieraldo Ignazia, voglio comunicare un mio pensiero. Mm-hmm. Sarà perché sono stato un insegnante. Quindi la comunicazione avviene se l'emissore e la ricevente sono sulla stessa onda, se sono sulla stessa vibrazione. Allora, se tu vuoi comunicare, bisogna che tu ti metta nel... È come per passare la musica in una milonga. Tu devi sapere a chi va il tuo messaggio, e allora io, sulla base di quello che è la persona che io immagino che sta leggendo le mie cose, io voglio comunicare una determinata cosa, quindi uso un sistema. Certo. Non sono lì per fare io sono quello che va. È un'altra forma. Carina, questa è di quest'anno, perché la vedo firmata 20. Sì. È molto carina questa, ed è pungente. Sì, non c'è... Io dico che... Era il famoso momento dei banchi a rotelle. Sì. Però non c'è... Io ho visto la stessa vignetta, non la stessa vignetta esattamente, ma la stessa vignetta che tu hai messo in questa maniera garbata, lo stesso concetto da un grandissimo, importantissimo, ma non per questo bravissimo, un vignettista italiano, era volgarissima. E diceva la stessa identica cosa. Si faceva un po' meno fatica a capire di che cosa parlasse, ecco. Ma non so, dipende appunto, dico, del messaggio che uno vuole passare. Se vuole passare un messaggio di rottura, di rottura, tipo come può essere Charles Charlie Hebdo, questa cosa, o se vuole cercare di far capire, o più meglio di far capire, poi uno si vuole mettere neanche nell'idea che sa le cose, di trasmettere quello che uno pensa. Allora, io quando ero insegnante, cosa dovevo dire? Quanto sono bravo io? No,
dovevo far capire perché era scoppiata la prima guerra mondiale. Ok. E quindi non è che potevo dire, ah ragazzi, voi non sapete niente perché io so quando è nato Francesco prima. Io devo cercare di... E questa... Ma comunque, secondo me non paga alla lunga. Bene, per chiudere, dacci due chiacchiere, due parole su questo tema qua, perché questo è quello che io consiglio, perché consiglio il Piero Vignazzi in generale, ma questo l'ho letto due volte e me lo sono rimesso sul cuscino proprio stasera, vediamo che mi riaccompagni per una terza lettura. Come nasce l'idea? E da quello che ti avevo detto prima, di non aver trovato niente in giro. Allora, quando uno comincia a dire, ma non trovo niente, allora lo metto insieme quelle cose, quelle mie esperienze, quelle cose, perché servono a me, prima di tutto, e magari anche ad altri. E quindi cominci a vedere che c'è tutto dietro una storia, una logica, perché la musica è così, però la musica perché è così la musica, perché la milonga è così, perché è così la milonga, perché la società lì è così. Allora viene come un fil rouge, no? E di fatto in quel libro lì, che è un libro un po', non è un libro tecnico, è un libro di lettura di base, direi così, no? Perché ti venga voglia. È sempre il discorso di fare l'insegnante. L'insegnante non è che deve dire tutto agli alunni, deve fargli venire voglia di imparare. Quello, credo che sia quello. Io leggo qua nel tuo indice, no, i capitoli, la parte della preparazione, la prima parte, il tango, questo mal conosciuto. Anche qua c'è una garbata frecciata. Questo mal conosciuto è vero, il tango purtroppo è mal conosciuto, ma ne abbiamo parlato prima proprio di questo. Sì. Tante operazioni, e poi belli questi momenti di Firpo, di Gardel, di Canaro, di De Caro. Dimmi una cosa, io ho guardato oggi alcuni video dove tu metti la musica, no? Questa milonga dell'Obelisco che si chiama, ripetiamolo? Sì, Allolola. Allolola, sei andato a Buenos Aires, chiaramente chiedete a Pieralto che vi porta lì, ma tu Canaro lo passi, ci sono ben due filmati su una decina dove passi Canaro, a parte le milonghe. Ma parti, sento, visto in un filmato, passi SOS, Condena. Sì, beh, guarda, Canaro è ovviamente milonghe. Sfatiamo un pochino il mito? Ma sì, diciamo che non c'è problema, perché Canaro è uno dei tanti. Ci sono delle orchestre che a Buenos Aires sono fondamentali, che sono D'Arienzo, Troilo, Pugliese, Di Sarli, che sono i grandi, e poi intorno c'è tutta una serie di cose. Allora, una tanda o due in una notte di 7-8 ore di Guardia Vieca potrebbe essere Canaro, potrebbe essere un punto più facile che sia Canaro degli anni di prima che intervenisse Mariano Mores negli arrangiamenti, diciamo 37-38, in quegli anni lì, no? Il vento di Maida, diciamo. Ci sta, però non è l'asse della milonga Canaro. Io se mi bestemmiano se non gli metto troppo. È chiaro, lo penso anch'io, però sai, più di una volta, e io dubito sempre quando qualcuno è troppo incisivo nelle cose, mi è stato detto, no, Canaro, Buenos Aires è proibito, non si mette, se mettono Canaro la gente si alza, ma io non penso. E in effetti ho notato che lo stesso Damian Voggio, che di cui parlavamo prima, l'amico Voggio, lui Canaro lo usa in Italia, come l'ho visto anche usare in Argentina. Però cioè, sì, però ti dico, in Italia se c'è questa passione per le persone, che gli piace tanto questa cosa, perché non gliela metti? Non gli vuoi mettere Canaro, che poi si possiamo dire appunto tipo un po' Guardia Vieca, questa maniera un po' tra virgolette canzenga, non è neanche giusto, poco più là del canzenga, dai, diciamo poco più, sì. Sì, il Canaro del 30, il Canaro che ti hanno messo, ci sta pure però guarda, so Massimo mi ha mandato la riferita Massimo. Potenti mezzi del web qua, quindi questa sì. La descrivi, no. Questa è il castigiano, quindi sì, se la descrivi. Sì, è il re mago che chiede agli altri, e quello chi è? E l'altro dice, ah, è il re del compasso. Claro che sei il re del compasso, è D'Arienzo, no?
era da Renzo, ovviamente. Sì, nasone il violino, nasone il violino, sì. Il nasone il violino, sì. Quindi, bene. Però non c'è nessun ostracismo nei confronti di Cannaro, al contrario. Però uno... sarei vissuta anche te questa cosa qua in Europa, in Italia, più che altro in Italia. Io penso che a volte si vogliano riempire la bocca tante persone dicendo oh, pugliese, troilo, e fanno fatica a dire Cannaro. Ora, ritornando ai primi passi che abbiamo, le prime chiacchiere, Massimo si deve ancora collegare. Comunque dobbiamo rendere atto a colui che ha fatto arrangiare la Marea di Tanghi e li ha fatti incidere, e li ha portati qua, e che ha creato un organismo di tutela delle opere d'arte musicali in Argentina, perché poi non è solo il tango, la Sadai, che è anche la musica, no? Sì, ma infatti dico, io non ho mai sentito nessuno qui, come si dice, caputtiare contro il Cannaro. Se tu gli metti due o tre tande di Cannaro in un quattro ore di milonga, allora hanno tutte le ragioni, tirate una sassata. Anche no. Due o tre tande di troilo mi fanno scendere il latte alle ginocchia. Cioè, ma due o tre tande in quattro ore, sono tanta roba, eh. Il problema vostro è che, scusa se forse mi sbaglio, è che le milonghe sono corte rispetto alle nostre. Sì. Che quando tu lavori otto ore, perché dire troilo, che cosa vuol dire? Vuol dire troilo del 40 con Fiorentino? O vuol dire il troilo del 40, già col 42, 44, quando incomincia a intervenire Piazzolla negli arrangiamenti, è un'altra cosa, non c'è niente a che fare. Tu puoi mettere tranquillamente una tanda di troilo fiorentino del 41 a una certa ora e una tanda del 44 più tardi, non dà nessun fastidio, perché sono due cose completamente diverse. Esatto, ma questo si può fare anche col Cannaro, perché se tu mi prendi il Cannaro del 30 e poi quello del 45, quando appunto Mariano Mores arrangiava, troviamo anche lì delle sonorità diverse, dei testi diversi, probabilmente anche meno marcetta, no? Perché io lo dico sempre, me lo sono scritto qua e non lo cancellerò mai, lo dice il Max, ma lo dico anch'io, non esistono marcette. No, non esistono marcette, non esistono. Cioè, c'è il tango di un'altra epoca, diciamo che il 40 e 41 è stata l'epoca di maggior produzione, come dicevi prima tu. Assolutamente, dove il tango era produzione per ballare, dove il tango era maggior produzione per il ballo, perché dopo comincia il cantante a diventare importante e allora comincia a prendere un'importanza diversa e non è più per ballare, si può ballare, però non è fatto per ballare. Questa cosa qua i milongheri classici lo avvertono immediatamente. Senti, io amici che sono da un'ora e mezza che ci stanno seguendo, perché siamo un'ora e 37 minuti di diretta, la cosa è bellissima, perché vedo che siamo rimasti tutti praticamente quelli collegati, e tranquillo che domani avremo i soliti centinaia di cose, perché poi tanti lo guardano in registrata, magari era una cena, magari erano in milonga. Facciamo sentire un tango. Un tango che tu ami. Io non ti voglio chiedere l'orchestra. Qual è l'orchestra preferita? Perché so che a un certo punto... Te lo posso suggerire io? Lo puoi anche mettere tu. A me qui un momento per mettere, lo so, ti posso dire. A me, per esempio, mi fa impazzire Tinta Rocca. Il troilo con Fiorentino. Vuoi che lo vada a prendere io o lo metti tu? Io non so, perché se poi si sente, non lo so, io ci provo a sentire. Però se lo metti tu uno. Sì, metti tu quello che vuoi. Eh no, quello che voglio lo metto alla fine. Vabbè, ma sai perché dico Tinta Rocca? Perché la pittura di quello che era Buenos Aires, del quartiere di Buenos Aires, questa macchia rossa del muro di mattoni nel grigio del ricordo del ieri, del passato, è meraviglioso il testo di Tinta Rocca. Raccontando un attimo questo tango, a me piace raccontare un attimo i tanghi quando sono qua così con queste dirette, ultimamente lo stiamo facendo spesso. Quindi questo Tinta Rocca che tu mi stai dicendo, il tango di Troilo Fiorentino del 41, quindi siamo nell'epoca. Sì. Racconta nel suo testo? No, racconta, è una descrizione di una persona che guarda il passato e vede come una macchia rossa nel grigio del passato, vede questa macchia rossa che è un muro di mattoni, che sono questi come si chiama, impressionismo, ecco, una... E questa immagine pittorica, no? E a me piace moltissimo. E dopo c'è tutto il ricordo di quello che è un tango che ricorda evidentemente una persona della gioventù. Anche con le tinte ce n'è più di uno, no? C'è Tinta Verde, Tinta Rocca.
Sì. È un tango che allora, ricorda, vediamo un po' di mandare questo Tintarocca che qualcuno già sa di farlo, altri magari non se lo ricordano. Il problema è che sono sempre le solite quando si fanno le dirette. Tintarocca è in diretta, da parte. Ora, ecco, Tintarocca. Arriva? Era arrivato l'inizio, Michele, poi è sparito l'audio. Grazie, ho capito anch'io, purtroppo. Per miseria, non capisco perché non ero... Ah, ok, va. È bassissimo. Bisogna alzare voi. Purtroppo più di così non esce. Vediamo di far così. Tintarocca del gris de la tu emoción de la venido feliz. Sobre mi callejón, con el borde del gris de la y al botón que le lancho de la noche de mi callejón, con el borde del gris. Y aquel fondín donde moraba el plano, y amor de mar, que moraba con bombín, donde para mi amada, mi amor, mi amor, il problema di StreamYard è questo. Sì, sono problemi sempre a fare queste cose, purtroppo. Comunque c'era il Tintarocca che a un certo punto dice il fondin donde è questo, Donde giorava il Tano su nostalgia di Bonvino. Che se sono lì c'è l'italiano, dove sta in questa osteria, dove l'italiano appunto piangeva la nostalgia di Bonvino. Era... Ma ancora arriva eco. Io qua ti sento bene. Sta arrivando, è il massimo che ci fai dispetti. No, non sto facendo niente. Mamma mia. No, l'unico modo ve lo posso far sentire in un altro modo. Pensiamo così, il linguaggio dei gesti. No? Beh, comunque tutti... Tutti credo che abbiano capito di che tango stiamo parlando comunque. Sì, se no posta il link a un video di YouTube di questo brano, così se lo ascoltano con calma. Sì. Il Tano c'è dappertutto, Michele, come dicevi prima tu dell'italiano. Io quando sono arrivato a Buenos Aires la prima cosa che mi ha scioccato è c'è una pizzeria che dice pizza e fainà. Io che sono genovese, che ho vissuto a Genova, come fainà? Cos'è la fainà? Sono entrato dentro, era la fainà, la stessa fainà che si compra a Genova, cioè la farinata di ceci. La farinata. Sì, però chiamata fainà, con la parola genovese, capito? Per me è uno shock anafilattico quest'altro. Che a quei tempi c'era l'omino che girava con la farinata e la vendeva negli anni 30, la farinata per la strada. Sì, per la strada, con il grande così. Bene.
Boh, intanto io vi saluto, voglio salutare prima il Massimo e un ultimo saluto, grazie Max, sempre gentilissimo. Ciao, noi ci sentiamo presto. Buona, Massimo, un abbraccio grandissimo, grazie per essere stato qua con me. No, figurati, statemi bene tutti quanti e arrivederci. Arrivederci. Ciao presto. Max, un abbraccio, a presto. Grande personaggio. Ciao Max. Invece Pier, io ti devo ringraziare super infinitamente. Sì, qua leggo, qualcuno dice doppio audio. Max è stato per me la persona più vicina per quanto riguarda la storia del tango e la musica, perché mi ha aiutato tantissimo. Abbiamo condiviso quell'evento inizialmente di Pura Milonga, che sono i vinili, no? E con i suoi vinili giravamo un po' tutta Italia con i dischi ed era bellissimo. Un eroe. Ad oggi lui ha preso una strada molto interessante di continuità e siamo stati bloccati da questo maledetto Covid, purtroppo non c'è niente da fare. Beh, no. Lui è un cavaliere del tango, dai, lui è un cavaliere del tango qua in Italia. Assolutamente, sì, assolutamente. Senti Pier, ti lascio senza musica, chiuderemo la diretta senza musica, a meno che non la metti tu, perché devi sapere che io ho ancora il ritorno nelle cuffie, quindi io parlo e mi risento. Oh mamma mia. Perché se tu pensi che sia un ritorno nelle cuffie, se io metto qua adesso vedo se riesco a risistemarmelo perché sto impazzendo. Mi senti? Io provo, vuoi che provi a mettere? Oh, adesso va bene, adesso non ho più il ritorno. Tu mi senti? Sì, perfettamente. Ok, avevo il ritorno nelle cuffie e stavo diventando matto. Ma sì, mettiti in terrocca, dai, così. Volevo ricordare, se mi permetti, ricordare ancora questa iniziativa del Tango di Buenos Aires, di Mutava, che stiamo facendo queste trasmissioni. Aspetta che prendo il link, vado nel Facebook e prendo il link intanto. Mi senti? Sì, 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 io ti sento. Sì, intanto che tu stai spiegando, ti vado a prendere proprio Mutava. Sì, questa organizzazione, questa comunità di musicalizzatori di tango che dopo otto mesi che non stanno lavorando, siamo messi insieme per cercare di farsi conoscere la nostra opera nel giro del mondo in streaming, no? Mm-hmm. Allora, tanto chiedere agli organizzatori se hanno possibilità di far passare un'ora, un paio di ore di musica, quello che sia, delle loro milonghe quando ci saranno o se ci sono già, senza portare via il lavoro ai colleghi, anzi per affiancarlo un pochino e portare questa spolveratina di Portegna dentro nelle milonghe del mondo. E poi se anche ci sono persone che possono dare una mano, più concretamente nella pagina di Mutava si dice anche come fare. Noi speriamo di poter riprendere a lavorare, però mi pare che sarà un po' dura per il momento, insomma. Sai Pieraldo, sarà molto dura perché pare che sia lunga ancora la storia. Non ti dico che io personalmente faccio la stessa identica professione, in più abbiamo Picaflor, siamo seriamente preoccupati. Certo. Perché alla fine, sai, si tiene botta, come si dice, fino a un certo punto, ma poi la botta non si può tenere per sempre. No. Speriamo soltanto che vi sia un po' di luce. Allora, questa è una delle più belle foto che ho visto sulla cosa. Sono lo musicalizzatore del tango di Buenos Aires, quindi questo è solo il gruppo, sì, di Mutava, e lo andiamo a prendere. Poi io, come ho detto prima, metterò il link alla pagina, al sito, qua subito dopo la diretta lo scrivo sotto nei commenti di Facebook. Ecco, noi ti ringraziamo infinitamente. Ma scherzi. Senti Pier, io ti ringrazio, spero di vederti presto qui o lì, l'importante è vedersi. Sì, riguardiamoci, affrontiamo questo maledetto Covid, che vada a fanculo lui e chi, esatto, l'ha creato. Certo. E viva sempre il tango. Che viva il tango. Mandaci un tango, dai, mandacelo. Allora, vediamo se funziona, io lo mando. Dai, funziona, manda. Ecco, arriva basso, ma arriva. Thank you.
Tarrafe el gris de la ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el sano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces su clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu tiro de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Questa era l'immagine di Mutava che cercavo, spero che vada bene, Pier. Bellissimo, guarda, ti ringraziamo infinitamente. Ti grazie Pieraldo, un abbraccione da Michele, da Lupetto e da tutti gli amici. Un ciao, grande abbraccio Michele, teniamoci in contatto, ciao. A presto, ciao. Ciao a tutti, grazie a quelli che sono stati lì ad ascoltarci. Allora, io vi ringrazio, ci abbiamo quasi sfiorato le due ore meno dieci, non vi nego che vi bruciano gli occhi, perché lo schermo bianco devo risolvere, lo Streamlab ha uno schermo bianco. Scusate se prima c'è stato il sovrapponimento di musica, è un casino con questo sistema, io preferisco andare con OBS. Devo ringraziare con il cuore Pieraldo e con il cuore Massimo che sono intervenuti, due grandi amici del tango che frequentano il tango a Buenos Aires. Non voglio dire il tango quello vero, quello di Buenos Aires, il tango ormai è patrimonio dell'UNESCO, quindi è di tutti noi. Trattiamolo bene, continuiamo così, che è un buon segnale sentire persone che trattano bene il tango. After Dinner Charla, la prossima settimana sorpresona, forse, o sorpresina, chissà. Comunque, io vi ringrazio di cuore. Ciao, un bacio. Ah, non metto la sigla finale perché mi sa che c'è l'eco.